Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 17ª puntata della serie Bergman. Oggi siamo qui con... Eccoci Vediamo a tutti. tutti. qua. Allora, dopo quanti anni tipo che facciamo una puntata di pomeriggio? Veramente. Boh. Sarà... Da un anno e mezzo sarà. Vabbè, magari nelle vacanze di quest'estate le avremo fatte. Poi, no, quest'estate faticavo. Magari st'inverno, tipo a dicembre, nelle vacanze di Natale, che testaccio. Ah, può essere. A parte che nelle vacanze... Sì, no, no. No, no, sì. Sì, perché tipo c'era farming nuovo, quindi può essere che ci zippettavamo H24. Ma neanche tanto, perché non è che ci abbiamo mai giocato più di tanto, anche subito. Subito appena uscito. No, Comunque mi stanno venendo, tipo... è Hai stato detto un bel mosh all'inizio dell'FS19. sei riuscito a dirlo alla prima, non hai detto né FS17 né F7, non hai detto altro. F17. F17, F7, F719. Tipo, mi stanno venendo in mente tipo i ricordi di Farming 15, ma tipo effettivamente era molto bello quando io avevo appena intrapreso a giocare al 15, perché era tipo tutto nuovo. Cioè, saluto. Il 15 mi ha tenuto occupato tipo Mese, cioè, fino come minimo un anno e mezzo. invece con FS19 siamo molto altalenanti. Beh, dipende da quello che c'è da fare. Se c'è da cambiare magari mappa, ora che facciamo il formaggio, il cheesecake qua. Senti, Beh, appunto siamo altalenanti. a lungo termine, insomma. Io devo ancora Lupo scoprire zitto, no? Che senso c'ha a metterlo, ecco? che... Lupo zitto, che senso c'ha a metterlo, ecco? Per irrigare, forse. Che cazzo è rigo quel pozzetto, porco dio, sta in collina? La bestemmia, te bestemmia sulle Ah, orecchie. mi scusi. Campi da concimare li ho già fatti tutti. Sì. Ah beh, tu stai lavorando già quello? È che questa va via l'udratore. Sì, no, 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 va bene. Come tipo mio professore di tipo tecnologie, sì. Scusa, Simo, sta con la gà. Arriva mio compagno, fa... Tipo, il mio prof gli aveva chiesto un affare, era addirittura in prima superiore, penso un po' te. Tipo, ha detto... Lo stava rimproverando, ci ha detto, ma ti sembra? Lui fa, sì, no, no. Tipo, più o meno è la stessa affare. Comunque, da me si sono abbassate le temperature, ieri. Il primo giorno che faceva freddo. Lì da voi... Panicola. Cioè, tipo, ieri siamo arrivati per la prima volta a 10 gradi, se no non è mai sceso tipo sotto i 15. E si sentiva, infatti. Ok. Noi lavoriamo con Cimare in ogni puntata. Ragazzi, abbiamo perso una puntata, purtroppo, perché era anche abbastanza carina. Cioè, Io sono qualche... scaricato la lama invece. Bravo E Simo. noi abbiamo perso una puntata, Simo ha perso la lama. Ti serve una mano? Devo mettere il piano? Ma che mi metti al piano? Boh, la metto qui qui dopo vediamo. Non si sa. Che comunque... Cos'è sto macello che sento fuori? Boh. Magari lo vedrete nel best moment, qualche spezzone, perché Qualche qualcosa... bestemmio di notte. Abbiamo piazzato... Ancora sto pozzetto. Questi due Madonna. affari, e qui praticamente abbiamo prodotto il concime NPK, mescolando l'N, il P e il K. Wow, ma chi l'avrebbe mai detto? E essenzialmente, in teoria costa molto di più, perché piazzare quelle due cose a silos, il cosino per di stoccaggio costa 21.000 euro. Mentre il... Non so dove sia. Ah,
qua. Quello per fare il fertilizzante 15.500, che non ha di configurazione, no? In più, tipo, viene 300 passarotti euro a bennata di ogni cosa che carichi. Quindi ci costa di più solo che a produrle, poi abbiamo anche speso per posizionare i macchinari per produrlo. Quindi siamo dei geni. Però almeno giusto un po' per cambiare. Ma è un Allora, po'. adesso ci vorrei raggiungere il giro 40, che è completamente sbiellato quasi. Quindi, Te lo faccio. buahre. Basta dirlo. Non lo posso fare pure 1.800 euro. io. No, non è un problema. Lo L'ho aggiustato. Non c'è altro da aggiustare. strappatore forse. No. No. Cioè almeno non me lo dà. A fondo. Abbiamo 358 litri di latte. 358? Oh. Il numero della macchina nuova. No. Se ci mettessimo a fare un... Ma no, sì, lato che ci serve? Ne abbiamo un po' da parte, non è? Beh, sarebbe da fare. No, però, aspetta, questi soldi perché cos'è che dovevamo tenerceli? Ah, giusto! Cambiare trattori, seminatrici. Tipo, vediamo un po'. Per comprare lo Tutti i Volkswagen. Per campi? comprare tutti i cambi come Simo vorrebbe. Porca Madonna, la mano. Oh. Ho scaricato una Ha ruota, rotto i sì, qui. coglioni, eh. Vai 5 volte che mi stai cascando. Ah, Simo, Matteo! tu volevi 7.250, giusto, Ludeus? Sì. Ok, che in teoria ho visto che non costa neanche tantissimo. Adesso vediamo, proviamo a girare il trattore e lo guardiamo. Bello, 9,42. Ah, io non ho ancora Non è... guardato. Pensavo peggio. Aspetta, fammi vedere, prima 1040 il... Forse mi ricorda un po' l'8,28 perché davanti è un po' piccolino, mi è Oh, successo. bene. Ah, 7.250 gomme normali o larghe? Porca madonna. Metti i Michelin e metti i pneumatici stretti, guarda che roba. Del Deus. Ecco, Del 9,42. questo siamo sui 200.000 euro più o meno. 9.42 lo sta su grandi. Beh, immagino anche di sì. Perché lagga così tanto oggi? Beh, devo girare il trattore. Oh, se potai i parafanghi. Oh, te l'incateno. E te ce li Te salva. cebollo, te cebollo sei di lei. Una volta i trattori non si fermava a fine gambo con la GPS. In teoria ancora adesso? Sì, se tu secondo la pianta non si è fermato però. Ma CTRL S, tipo in quello di sinistra, devi mettere modalità testata, ferma. Modalità testata, ferma. Quindi quando dai le testate ti fermi praticamente. Ah, vediamo su 7, 5 qualcosa. Oh, bellino. Te c'è anche la griglia, sì. Non ti conosco, Sembra c'è la molto sempre. piccolo, sembra quasi davvero un 828. Non sembra un 900, però vabbè. Sembra 8,28 perché il muso davanti mi ricorda. Cioè no, il muso. La grandezza del muso davanti. E l'asse tipo è spostato un po' troppo avanti. Mi sembra anche a me. Cioè no, l'asse no. Cioè no, almeno non ci ho fatto caso. Adesso mi fermo, lo Cioè mi guardo per... sembra il muso mi sembra tanto corto. Ora lo Per guardo quello per mi ricorda bene. l'8,28 che c'era su Farming. Ti ricordi quell'828 bello che c'avevo sulla serie Sì, trazzista? quello che tipo che assomigliava a quello tipo che c'era nel 15 o nel 13, non mi ricordo. Guarda che belli, tipo i cerchi quelli chrome rot. Ma su che trattore? Sempre su quel 942. Aspetta, morirà Blue Store. O anche quello matte Aspetta. rot. Chrome Ma i rot tipo cerchi? sono lucidi, sono lucidati. Aspetta, dimmi che c'è Chrome. Madonna. No, ma che è Chrome Rot? Chrome Vario! No, beh, che schifo. Pensavo fosse molto più bello. Ma cos'è? Ma cos'è sto telefono? Sarebbe carino però avercelo così, Quei eh. cecchini bianchi? Ma no, ma che schifo. Mi viene a cagare adesso per guardarlo. Matt Rot. Assort.
Tipo se no, metti normali. Matt Grun Farmer ti ricorda quelli di Ago, di Fend. Almeno quel colore lì mi ricorda. Fend Gelb. Che mercoledì, che fa schifo che è. Fend Rot. Ma se io faccio rosso il trattore? Ma no, ma che schifo è. I cerchioni secondo me stanno bene di Matt Rot. Però il trattore è normale. Tanto il muso. Sì, non convince tanto neanche me, ma ha tanta configurazione in teoria. Vediamo, con pneumatici Michelin si possono mettere dei tostretti anche. Ma cos'è? Ma cos'è? Te lo so detto io. Ah, c'è anche Mitas. Ma scusa, la B è 1040. Io qui ho l'8400R, fangolo. No. Perché? Perché me lo voglio prendere Quante cose devo avere allora? Vai. Più in là. No, due lampeggiantoni e il GPS. 942.500 euro. Fender tip. Ah, bravanghi. 340.000 euro. Invece l'83 400R. 83 400. 380. L'altro era Non ti capisco 330, costa niente, molto di Franco. meno. Beh, ci ho anche messo meno optional forse. Andiamo a vedere Stimo che bestemmia con Avevo la lama perché in c'è il problema retromarcia. esatto. Ma questa cosa è un break, questa qua mi sei cascata 5 secondi. Poro Ma nel senso, Simo. là mica se avviare 2, se avviare 3, 4, di solito, Sta corrompendo i coglioni no? qua, Vuoi che lo faccio io? Te lo faccio volentieri, se ti stai arrabbiando. Zia, come sempre, per fare i comodi solo, che fa tutti i lati. Oh, ok. Tanto casca una roda, casca, Ora lo eh. scopriamo subito. Aspetta che mi metto in posizione strategica per visualizzare l'artefatto. Sì, siamo capito, sì. Ok, piano. Piano, no, stai in storto. Adesso sembra ingannata forse. Ah boh, se non si ingaggia essa in automatico, quindi la devo ingaggiare io. Mettigli un po' di Bostik. Senti, se questa la metto ecco, no? Sta andando Infiltrata là bene. dentro. Te la metto dentro io se vuoi, Simo. Vanilla, vanilla, ci penso io. Vado via. Vado più in là se vuoi. Oh. Guarda che bel lavoretto. Sì, per storto. Manco guai. Faccio la scimmia. Sono caduto. Oh, va bene così, dai. Piano. Oh, dritto così che va bene. Più o meno. Ok, ragazzi, dai, direi che per farvi vedere tanta altra concimazione, che oggi non è che ci sia molt'altro da fare. Montalto da fare. Alto. È vero o no? È vero e falso? E invece boh. È vero e falso? È vero, è E vero e invece falso? È boh. vero, è vero e falso? È boh. E invece boh. Sì, comunque dobbiamo portare via una nuova seminatrice. Almeno. Cosa facciamo? Ci mettiamo a seminare su sodo o no? Dai, con questa qua potremmo seminare la corsa e il rafano lo libero. La domanda. A tutte e due, ci mettiamo a seminare su sodo, quindi vendiamo gli erpici o li teniamo ancora? L'erpici, se puoi cominciare a seminare sopra, l'erpici devi tenere. Se devi andare all'andor, come fai? Vabbè, hai ragione pure tu. Vabbè, magari ne vendiamo uno. Per fare su un po' di soldi, non per altro, perché. Ma dai, non ti serve a vendere su.
Non? La colza non si può venire. La colza? Soia. Ah, giusto, ne avevamo tanta. Guarda la soia, quanti soldi facevo. 2.800, credo sia molto alta. Non so se raggiungerà mai un livello più alto di questo. Quindi, boh, la sarebbe... La soia? Sì. Io va bene. Non so, mi sembra alto 2.851, ma non ne ho la certezza. Cioè, ho paura che poi arrivi a un livello più alto ancora. Mi sparerei in caso. E la corsa se può vendere invece? La colza... no, io aspetterei un po' la colza. Piuttosto vendiamo il formaggio. Formaggio. Vado a prendere formaggio. Scusa, tu sei sempre parcheggiato, devo farmi una ora io, Che no, ho fatto apposta. Sono un arrogante. Non è vero, tu non sei arrogante, sei una persona molto impida. Impedissimo. No, Jumbo no, dai. Dove e quando? Jumbo no, dai. Dimmi dove e quando. E monta. Boh. No, diceva l'omino qua. Accendiamo lampeggiante così le vacche ci vedono meglio. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Primo. Sì, su. È tutto. Ciao a tutti. Ci vediamo.